Si chiama Katie Britton Jordan, ha 38 anni di età, quindi è giovane, proviene da Dalbury Hills e pensate che la donna avrebbe scoperto di avere un cancro al seno, ma avrebbe rifiutato di fare anche la chemioterapia per avvicinarsi ad uno stile di vita di tipo vegano e olistico. Ha scoperto questo cancro al seno al secondo stadio circa e mentre stava allattando la figlia, infatti, si è accorta di avere un nodulo al seno. Dopo una visita medica, purtroppo però, è arrivata la triste diagnosi. È stato necessario un intervento chirurgico, diversi cicli di chemioterapia e radioterapia. Katie però non ha voluto assolutamente seguire il parere dei medici, rifiutando ogni tipo di cura, decidendo di depurare il corpo attraverso la cosiddetta dieta vegana. Tanti, anche familiari, ma anche amici, hanno duramente criticato la scelta della donna, ma si è detta profondamente convinta delle sue azioni e avrebbe detto: "Mi sento bene. Se avessi fatto la chemioterapia, starei a letto. Non voglio avvelenare il mio corpo", avrebbe detto De Katie. Sarebbe convinta infatti che sottoponendosi ad una operazione potrebbe rendere il cancro addirittura, a suo dire, più aggressivo, mentre in questo modo sarebbe convinta la donna stessa di rallentare il processo infiammatorio del cosiddetto tumore. Bene, il video termina qua, vi ringrazio per l'ascolto, a volte le scelte più, chiamiamole, inaspettate potrebbero essere anche quelle più corrette e quelle più giuste. Un saluto, a presto, grazie.